ringrazio Alessio per avermi invitato. Abbiamo preparato una proposta di legge articolata su 4 punti, però prima di poterne e volerne parlare vorrei fare una piccola anticipazione. In Italia cos'è che serve oltre l'accesso al credito per un'attività, per risollevare la nostra nazione? Se non c'è l'energia, se non c'è l'industria, l'Italia non può essere avere un sostentamento con la cassa integrazione. I lavoratori non possono non lavorare e prendere soldi. Noi abbiamo il costo dell'energia che è il 35% più alto della media europea. Noi abbiamo una classe dirigente in materia del credito che è una delle peggiori del mondo. Il nodo principale della crisi è legato alla situazione di forte difficoltà finanziaria nella quale versa una percentuale elevata delle industrie italiane. Rammento che non si parla solo di industrie a 360 gradi, ma soprattutto piccole e medie imprese che sono il tessuto produttivo, la spina dorsale della nostra economia. Forse i nostri governanti lo dimenticano. Se tu non hai un nome importante, Benedetti, Zunino, Zaleschi, o se non hai qualche milione di euro di debito, nessuno ti dà un finanziamento. Anzi, ti chiedono pure soldi. Questo non bisogna dimenticarlo. Parecchie aziende, parecchi imprenditori, parecchi padri di famiglia sono andati in banca a chiedere dei finanziamenti e si sono sentiti rispondere: lei cosa ci porta in garanzia? Questo non è giusto. Alessio prima diceva una cosa: innamorati dell'Italia. Bene, secondo me innamorati dell'Italia, l'Italia deve essere considerata come, a secondo uomo o donna, come moglie o come marito. Non le si abbandona, la si coccola giorno per giorno, facendola migliorare. L'Italia ha avuto un piccolo problema, o meglio, l'Europa ha avuto un piccolo problema. Prima Basilea 1, poi Basilea 2, adesso Basilea 3. E questo è il problema principale dello strozzinaggio delle nostre banche. Come può essere una micro impresa avere una capitalizzazione secondo come chiede Basilea 3? È impossibile. Ecco, una proposta potrebbe essere di bloccare Basilea 3 per un po' di anni, in modo da favorire quelle imprese che tuttora rischiano il fallimento, o perché non hanno liquidità in cassa dovuta alla mancanza di credito, oppure anche perché non hanno liquidità in cassa dovuta alle fatture non pagate dai clienti. Ecco, questo lo dimentichiamo. Fatture non pagate dai clienti. E fra questi clienti chi è il maggiore? Chi è il socio di ogni imprenditore qui in sala? Lo Stato. Bene, una volta ho avuto modo di litigare con Ettore Rosato. Quando c'era Letta al governo, un anno e mezzo fa, mi disse: abbiamo sbloccato 40 miliardi di credito alle imprese. Io ho detto: no, teoricamente 20, gli altri 20 non li avete ancora sbloccati. Non mi ha saputo controbattere la mia affermazione. Aspettiamo ancora, o meglio, aspettano gli imprenditori ancora adesso, la tranche di finanziamento, o meglio, la tranche di saldo di fatture di 2-3 anni fa, progressivamente spostate, fra poco a settembre hanno detto, però secondo me prima di dicembre non se ne parla. Ora, uno Stato che non investe in se stesso non è credibile, ma non è credibile perché lo dice il Baudo, non è credibile perché lo dice l'opinione pubblica, siamo noi l'opinione pubblica. È ora di finirla. Noi abbiamo una cosa in mano, il voto. Non è possibile che uno Stato possa fare il bello e il cattivo tempo. Abbiamo una società equitaria, qualcuno ha detto cancelliamola. Bene, io avevo proposto una riga di legge, una riga affartata dall'XYZ, le funzioni di Equitalia sarebbero passate allo Stato, che avrebbe delegato le regioni e a sua volta i comuni. Chi meglio di un comune conosce un evasore? È più vicino al territorio. Facciamolo. No, non si può fare. Perché
Ecco, Renzi dice togliamo la burocrazia, ma cos'è? L'imprenditore sa che se un agricoltore vende a 10 i vari passaggi, quella cosa costerà 100. Questa è anche la burocrazia nel privato. Perché non la facciamo anche, non la togliamo nel pubblico? Leviamo questi intermediari. No, questo non si può fare, perché parecchie persone rimangono a casa. Bene, ma gli imprenditori, ripeto, il tessuto produttivo dell'economia italiana, padri di famiglia, muoiono e si suicidano in nome di uno Stato che dovrebbe essere il primo socio dell'azienda. Qualcuno dice che le banche non danno i finanziamenti perché? Perché sono in sofferenza, ma la sofferenza è data dall'impossibilità di avere delle risorse finanziarie per pagare. L'Istat ultimamente ha detto che la produzione industriale è meno 1,8% e avremo una previsione di sviluppo dello 0,8%, mentre qualcuno dice dello 0,6%. Beh, se per loro lo sviluppo è 0,8% o 0,6%, sinceramente per me è deficitario. Ecco perché nasce questa proposta di accesso al credito. Per questo. La proposta verte in quattro, diciamo, chiede che quella che almeno un 50% di questi X 250-300 miliardi venga data effettivamente all'economia territoriale, ma non a tassi di interesse elevati, perché una cosa che non ho menzionato è che chi prende, chi è il fortunato che vince la lotteria un finanziamento della banca non lo riceve gratis, lo riceve a tassi sicuramente più alti di una banca corrispettiva europea. Perché? Se siamo in Europa, non sarebbe il caso di allineare tutte le possibilità di avere un finanziamento allo stesso tasso di interesse? Bene, continuando. Questi 250 miliardi, il cui 50% viene concesso all'economia reale sul territorio, questa qui potrebbe tranquillamente avere un circolo vizioso che a sua volta potrebbe, anzi sicuramente farà da volano all'economia, perché se io ricevo liquidità da una banca posso pagare il fornitore, pagando il fornitore o altra merce. Qualcuno può obiettarsi, la domanda interna è ferma, è verissimo che è ferma. È benissimo che è ferma la domanda interna, ma la domanda interna è ferma perché non c'è il coraggio di investire, perché le banche non danno i finanziamenti. Qualcuno, io sono del Friuli di Gorizia, qualcuno mi disse che bisogna superare il 3%, io risposi all'imprenditore del 3% non gli interessa niente, all'imprenditore interessa di dare da mangiare ai suoi dipendenti, di fare il padre di famiglia. Il 3% lo faccia lo Stato. Bene. Quel 50% sul territorio può creare posti di lavoro, può creare innovazione, ricerca, sviluppo. Quello che tutti parlano, io sento parlare non da 20 anni, ma da 40 anni, io ne ho 48, da 40 anni ricerca, innovazione, sviluppo, ma effettivamente l'abbiamo mai fatta? No. Non c'è coraggio di innovare, non c'è coraggio di avere coraggio. Se la banca non concede questo, il 50% sotto forma di finanziamento alle micro imprese, pagherà una penale. A tale scopo si crea un fondo salva casa. Cos'è questo fondo? Tutte le penali che vengono comminate alle varie banche vanno in questo fondo. Questo fondo cerca di aiutare tutte quelle persone che o per un modo, per la crisi o per altro, non sono più in grado di pagare il mutuo della casa. Questa proposta l'abbiamo fatta e Alessio lì lo sa perché ieri sono rimasto 5 minuti. Ho coinvolto due assessori regionali della mia regione, centrodestra, centrosinistra, due consiglieri regionali del centrodestra, un parlamentare, altri tre abbiamo chiamato,
Uno ha detto devo fare una piccola modifica, è vero, una piccola modifica si può fare, perché le sanzioni le prevedono per chi non ottempera a questa legge delle sanzioni penali, ma tutti sanno che essendo la giustizia italiana molto lenta, sicuramente si prescriverebbero. Cosa c'è di peggio per un amministratore di banca che venire toccato nel portafoglio? Allora ben vengono le sanzioni amministrative. Questa è l'unica pecca che io mi sento di correggere. Per il resto è perfetta. Ripeto e concludo. Se non siamo in grado di fare quello non che l'Europa ci chiede, ma quello che i cittadini italiani si aspettano e ci chiedono da anni, cioè innovazione, ricerca, sviluppo, costo dell'energia, impresa e accesso al credito, finiremo male. Napolitano venne qualche giorno fa, di cui gli disse una frase che io contestai e contesto tuttora: senza lavoro per i giovani l'Italia è finita. No, senza lavoro per tutti l'Italia è finita. Non è un problema dei giovani o non giovani, perché io ho 48 anni e sono cittadino italiano, uno che ne ha 22 è anch'esso cittadino italiano. Ripeto, uno Stato che non investe in se stesso non è credibile. Grazie. Solo una precisazione a corredo della proposta di legge. Queste proposte di legge che noi abbiamo elaborato non sono così solamente chiacchierate, parlate, discusse in contesti, conferenze o convegni, ma le abbiamo trasformate in mozioni consiliari, e proprio questa proposta di legge è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Firenze quando ancora era sindaco Renzi, quindi a qualche mese fa. Questo per dirvi che l'azione propositiva può trasformarsi in un'azione istituzionale concreta e diretta. Questo per spiegare il passo successivo, al di là dell'illustrazione della proposta, noi la trasformiamo in azione e mozione politica. Prego.